cosa è mancato al Perugia che fino al 95esimo ha avuto anche l'occasione per pareggiarla? Ma guarda, innanzitutto, io almeno per quello che mi riguarda, cerco di essere sempre abbastanza realista. In questo momento, ovviamente, se dico che il Benevento sta facendo cose sensazionali, quella già, ovviamente, per il Perugia è un problema. E contemporaneamente a quello che sta facendo il Benevento, il Perugia sta vivendo un momento sotto l'aspetto psicologico difficilissimo, e quindi si sono concatenate le due cose: da una parte una squadra in estrema fiducia, in estrema tranquillità, che ti dava la sensazione anche nelle poche volte o nelle volte in cui ha sofferto che ne venisse fuori, perché lo stato d'animo è innegabilmente diverso, insomma. Io credo che abbia fatto la differenza soprattutto nel primo tempo i gesti tecnici, cioè noi e lo dico perché ne ho parlato con serenità anche con la squadra, insomma, in alcune situazioni parlo di gesti tecnici abbastanza semplici, ovviamente, perché in quelle situazioni noi, pur facendo bene, magari cambiavamo gioco, mancava lo stop a seguire. Al limite dell'area abbiamo perso due o tre palloni quando invece potevamo arrivare alla conclusione. E l'attacco alla porta era, anche in queste cinque partite perse, ma anche precedentemente, rimane un nostro problema, perché basta vedere il secondo gol loro e basta vedere il primo tempo quando ci è arrivato Mazzocchi, la differenza di attaccare, diciamo, certi spazi, e quindi noi forse la foga ci porta ad andare tutti in avanti, non ci scaglioniamo bene in area di rigore, e quindi ci sembra sempre, io mi sento sempre dire, ma sta squadra non tira in porta, non è che non tira in porta, non si mette in condizioni, perché tu più di arrivare come siamo arrivati oggi con l'Empoli e anche con tanta confusione, con il Pisa in certe situazioni, e poi non concludere come è successo per esempio in occasione del 2-1 a Melchiorri, quello diventa veramente il nostro problema, a mio giudizio, più grande. Poi il gol ti sblocca, ti fa giocare in maniera diversa, e quindi credo che questa sia la partita. Il secondo tempo ho chiesto alla squadra di rimanere comunque attaccata al risultato, perché è normale, non potevamo andare troppo alti a prendere una squadra che nel palleggio e soprattutto coralmente e individualmente ha tanta qualità, e quindi di conseguenza siamo stati attaccati fino al gol del 2-0. Poi c'è stato comunque il gol del 2-1, i 6 minuti di recupero che credo siano stati giocati in minuto e mezzo. Cioè, se ne dai 6 e ne giochi in minuto e mezzo o 2, cambia poco. Conviene darne 4, magari giocarli tutti, che darne 18 e giocarne 3. Cioè, questo è un mio concetto, però se fosse capitato dall'altra parte era ovvio anche il Perugia. Ah no, magari il Perugia avrebbe giocato veloce, insomma, quindi. E quindi c'è questa ennesima delusione che ti fa pensare, se avessimo giocato senza tornare troppo indietro a Pisa in questa maniera, premesso che nel calcio non c'è mai controprova, la mia sensazione è che avessimo avuto la possibilità concreta di fare un risultato diverso da quello che è venuto fuori. Oggi molto probabilmente abbiamo, non molto probabilmente, sicuramente abbiamo alzato l'agonismo, abbiamo fatto anche buone cose, però in maniera seriale siamo puniti sempre nella fase finale o dei primi tempi o dei secondi tempi. Sul gol loro ancora non ci ho capito niente, perché chi mi dice che l'ha toccata con le mani, fuori gioco l'ho visto, non era assolutamente, perché il giocatore veniva da dietro, quindi si è inserito in maniera corretta. C'è da stabilire, non c'è niente. C'è solamente da vedere se il tocco finale sia stato con le mani o con l'anca, insomma, voglio dire, perché la sensazione da quello visto, quindi prendetela però io ho parlato anche col signor Gherzini tra il primo e il secondo tempo, lui premettendo una cosa, che anche l'avesse toccata con le mani, quindi voglio essere anche abbastanza onesto, era una palla difficilissima da vedere per un arbitro. Quindi
l'avrei assolto comunque, insomma. Quindi non è che ci attacchiamo esclusivamente a quell'episodio, però basterebbe che si dicesse l'ha toccata con la mano o no. Io ancora non ho capito. E quindi. Prima no, adesso sì. Fino a 2 partite fa non era psicologico, eravamo psicologicamente deboli. Deboli nel senso, forse mancava anche la giusta interpretazione, ma va bene. Adesso dico due, ma anche con l'Empoli io ero squalificato, quindi non l'ho potuta commentare. Ma se voi mi dite che quella era una partita che, al di là, ripeto, dei nostri limiti, abbiamo meritato di perdere. Va bene, accetto quel tipo di giudizio, ma non è assolutamente quello. La partita aveva detto un'altra cosa, insomma, però, ripeto, oggi diventano innegabilmente molto più forti i pensieri dei risultati negativi e quindi è inutile qui a stare a discutere, insomma, 5 sconfitte consecutive è anche un record mio di carriera. E ho allenato in tutte le categorie, insomma, ho allenato anche squadre che lottavano per la retrocessione, insomma, però non mi era mai successo e mi sento veramente in grandissimo imbarazzo venire in sala stampa anche a commentare una partita cercando inevitabilmente, magari lo farò con la squadra, di trovare i punti positivi di questa partita che ci sono stati, insomma, per poter ripartire, che è la cosa che rimane, insomma, non è finito il campionato oggi, adesso. Ci sarà la partita di sabato e lì ovviamente bisogna per forza ottenere il risultato, su quello non c'è dubbio. Eccomi, da questa ultima considerazione, capisco che sei convinto che se ne può uscire da questo momento Sì, no, ma così. si può uscire oggi, c'è stata la dimostrazione pratica, insomma, voglio dire, quindi si può uscire perché ovviamente adesso c'è un aspetto emotivo in tutti assolutamente negativo, devo dire in parte giustificato, insomma, però questo non deve riguardarmi, insomma, io devo avere la lucidità di capire non, quello che di buono c'è stato oggi e quello che ci vuole ancora di più per poter ottenere un risultato che sicuramente farà ripartire questa squadra. Ti chiedo la scelta al ritorno al 3-5-2. Ma sì, perché 4-3-3 è un sistema di gioco e noi l'abbiamo modificato anche per dare un aspetto psicologico diverso alla squadra. Però 4-3-3, almeno per come concepisco il calcio io, insomma, per come lo vedo io, è un sistema di gioco che a me piace, però devi comprare 24 giocatori che sappiano fare 4-3-3 a luglio. E allora, come ha fatto lo Spezia, che è partito con quel sistema di gioco, ha avuto grandi difficoltà, poi ha creduto e ha cambiato giocatori perseguendo quel sistema di gioco e cambiato pochissimo e poi ha ottenuto i risultati. 4-3-3 è un gioco bello, però forse è anche uno dei più sofisticati come sistema di gioco. In questo momento tutti abbiamo bisogno meno di cose sofisticate noi. Ma quello che mi interessava a me e l'errore ovviamente che accetto potete fare anche voi, perché è normale, ma che non devo fare io, è pensare che sia il sistema di gioco il problema di questa squadra. Questo sarebbe un errore da dilettante per me, concesso che se lo fate voi è più che legittimo, insomma. Però se vi posso dare un consiglio, non è quello, non è stato quello il problema di questa squadra, non è 3-5-2, 4-3-1-2 o 4-3-3. È stata proprio una tensione emotiva che era troppo bassa rispetto a quella che ci vuole per andare in campo e l'abbiamo pagata caramente. Adesso, dopo risultati negativi, comincia a subentrare l'ansia, che è un altro aspetto. Prima non c'era ansia, capito? Adesso c'è l'ansia di risultati, molto probabilmente anche un po' di paura, ma la paura alle persone, ai giocatori, deve
di livello, e credo che questa squadra comunque per mantenere la categoria ha i giocatori assolutamente di livello, può far scattare anche un pizzico d'orgoglio, un pizzico di qualcosa, la paura in maniera positiva. E boh, poi è vero che si dice che le partite sono tutte difficili, però con tutto il rispetto non è che incontreremo sempre il Benevento.